di Malpelo non conosciamo il nome ma solo il soprannome. È un ragazzo che tutti considerano malvagio perché ha i capelli rossi. Lavora in una cava di rena, così come lavorava nella cava di rena suo padre, che muore in un incidente sul lavoro. Nella cava ha solo un amico, più sventurato di lui, Ranocchio, un giovane, anch'egli. Anche Malpelo segue il destino del padre, in fondo, perché morirà e comunque sparirà mentre ispeziona una cava dove nessuno voleva andare. Mi sembra che nella trama stessa ci siano elementi che inducono a riflessioni d'ordine sociologico-politico da una parte e dall'altra parte d'ordine filosofico. In effetti motivi di riflessione sociologico-politica erano offerti a Verga e al Verga appunto di Rosso Malpelo, per esempio dalla lettura dell'inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino, perché questa è un'opera all'interno della quale si trova un capitolo dedicato appunto alla vita dei Carusi, cioè dei ragazzi che lavoravano nelle miniere siciliane. Inoltre probabilmente Verga risente anche della discussione parlamentare sul dibattito circa la riduzione del lavoro dei minorenni. Quanto